Diceva un famoso intellettuale che chi legge vive diverse vite, nel senso che non si limita al contesto in cui è collocato geograficamente, storicamente, ma si apre a un mondo intero. La lettura come momento di apertura verso il mondo, la lettura come strumento di crescita per i più piccoli, con il potere del racconto che quando manca rappresenta una mancanza. Muove da queste premesse la prima edizione del Festival del Libro dell'Infanzia Storie di tutti i colori, organizzata dall'Associazione Intervolumina con il patrocinio gratuito del Comune di Messina e dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Sicilia. In programma al Pala Cultura di Messina domenica 14 maggio a partire dalle ore 9:30. In una società in cui invece è prevalente l'immagine rispetto, ecco, l'immagine che spesso viene subita e non vissuta, ecco, rimandare invece alla parola, creare questo rapporto anche tra genitori, faceva riferimento alla madre, ma il discorso ovviamente è riferito a entrambi i genitori, credo che sia un valore aggiunto, nel senso che abitua i giovani a una apertura a un mondo più ampio di quello che viene abitualmente trasmesso, diciamo, dai media. Protagonista nel mondo dell'infanzia, l'associazione ha realizzato diverse iniziative, dall'allestimento di punti letture in 9 scuole cittadine, in 3 asili nido comunali e di bookstop nei reparti di pediatria del Papardo e del Policlinico, al dono del libro ai nuovi nati, senza dimenticare l'organizzazione di momenti formativi per professionisti del settore e momenti di condivisione di lettura rivolti soprattutto a famiglie con disagio socio-economico, famiglie straniere con bambini disabili. Sabato 13 maggio alle ore 18:30 l'Auditorium Fasola di via San Filippo Bianchi ospiterà un'anteprima del festival con lo spettacolo teatrale Storie di Confine. Una carrellata di letture e narrazioni che prenderanno spunto dal confine geografico a cura di e con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, attori e lettori di fama nazionale che si occupano da anni di lettura per bambini. Festival, Simone, a conclusione delle manifestazioni, delle attività che abbiamo fatto con il progetto Leggere prima di leggere, un progetto che ha vinto il contributo del CEBEL, il Centro per il Libro e la Lettura, e ha avuto tra l'altro anche un grande sostegno da enti, aziende private che hanno riconosciuto il valore e il significato, veramente l'alto significato dell'attività delle nostre iniziative. Tra queste aziende voglio citare soprattutto la Fondazione Filippo Puglia, la Sacne Rete, che ci hanno veramente sostenuto fortemente. Il festival ha inizio domenica 14 maggio, ma un'anteprima l'avremo proprio il sabato precedente, sabato 13 alle 18:30 presso l'Auditorium Fasola, dove si terrà uno spettacolo teatrale con due attori di fama nazionale, Alfonso Cuccurullo e Alessia Canducci. Entrambi si occupano di lettura per bambini, di narrazione, lettura ad alta voce, quindi sono due nomi veramente del settore importanti. E siamo contenti, insomma, che hanno accettato il nostro invito di venire a Messina. Lo spettacolo è totalmente gratuito per i bambini, solo gli adulti pagano un biglietto irrisorio di 3 euro. E soprattutto quello che ci teniamo noi a sottolineare è il fatto che abbiamo voluto fortemente che alcuni di questi biglietti fossero destinati a famiglie meno abbienti.